Noi siamo la Lega e sappiamo che non si risolve tutto subito. Sappiamo che ci sono delle difficoltà da superare. Sappiamo, per esempio, sul tema dell'immigrazione che l'Europa deve battere un colpo e deve intervenire nelle rotte sia mediterranea che balcanica. Pensate, la mia regione non è una regione di primo ingresso. Prima di noi ci sono Croazia e Slovenia che fanno parte dell'Unione Europea. Allora l'Europa, se è veramente un'Europa che tutela i cittadini europei, non soltanto quelli italiani, deve difendere le proprie frontiere. Chi può entrare regolarmente è giusto che entri, chi è in regola è giusto che entri e venga garantito i diritti, ma chi vuole entrare irregolarmente non può entrare, altrimenti legalità, rispetto e tutela delle nostre comunità non ci saranno mai. E io, scusate, proprio per le difficoltà, ringrazio il governo che si sta battendo, i risultati arrivano subito, no? È normale che sia così, c'è qualcuno dalla sinistra che pensa che in 9 mesi si risolvono i problemi che hanno creato loro in 20 anni, non è così, perché noi siamo persone serie e diciamo le cose come stanno. Sappiamo che è difficile, che bisogna mettere mattone su mattone, che bisogna costruire. Anch'io avevo trovato una regione che non cresceva, anch'io avevo trovato un problema infrastrutturale nella regione. Abbiamo risolto tutto? No, però abbiamo fatto degli enormi passi avanti in questi anni. Siamo la regione che è cresciuta di più in termini di prodotto interno lordo nel 2022. Siamo quella che ha aumentato maggiormente l'export, diventando la seconda regione in Italia. Abbiamo messo mattone su mattone, non l'abbiamo fatto in un giorno. Abbiamo lavorato seriamente per la nostra gente. Ed è questo che rappresenta la Lega di Matteo Salvini. Lavorare seriamente, a testa bassa, senza slogan, ma sapendo che abbiamo la responsabilità di dare un futuro a voi e alle future generazioni. Forza Pontida e viva la Lega, sempre uniti per portare a casa i risultati per la nostra gente. Grazie.